Bentrovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento di incontro con nel Salottino Culturale di Telebelluno. Quest'oggi facciamo un tuffo all'interno del mondo della moda presentando un'inedita progettualità che inizierà a aprire i battenti proprio in provincia di Belluno. Saluto fin da subito i nostri ospiti che sono venuti a trovarci, è un vero piacere avere con noi quest'oggi Giancarlo Pontini, fashion designer e imprenditore nel settore della moda. Bentrovato. Grazie a voi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Cavalier Pontini e un saluto e un ringraziamento anche a Fabrizio Rosini che è il curatore del progetto Total Look di cui andiamo a parlare quest'oggi. Bentrovato Rosini. Grazie. Grazie per la vostra partecipazione. Parliamo infatti del nuovo corso di alta formazione dedicato all'ambito della moda che prenderà il via in provincia di Belluno a Palazzo Bembo sotto l'ala del campo universitario Unidolomiti. Prima di questo però raccontiamo l'esperienza di quello che sarà proprio il maestro d'eccezione che terrà a battesimo, quindi l'apertura di questo corso di alta formazione, ossia il Cavalier Pontini, fashion designer nel settore delle calzature. Qui abbiamo già un esempio nutrito di quella che è stata la sua attività. Prego, Cavaliere. Allora, innanzitutto grazie ancora, sono onorato di condividere con questo corso Total Look che tra poco partirà in questa area qua. È un progetto importantissimo, ma lo dico perché da 45 anni faccio questo mestiere, modellista, designer, e voglio aggiungere anche, ma il tavolo qui parla, ho il dono, la fortuna, la passione che coltivo da 45 anni di appunto conoscere tutti i settori, dallo sportivo, quindi dalla scarpa del Formula 1 alla scarpa da scherma, cui Dorina Vaccaroni ha vinto le Olimpiadi e ci tengo, la scarpa è usata e firmata, a una scarpa da ciclismo che ha ancora il record nella pista del Vigorelli e poi in questi ultimi anni mi dedico, al di là di aver prodotto queste scarpe, mi dedico alla progettazione di tutto quello che è alta moda. Qualcuno dirà ma impossibile, e no, è proprio vero. Quest'anno è il quarto anno consecutivo che sono sponsor tecnico all'evento del Miss Paraguay e la scarpa è lì pronta. E parla già di sé, un capolavoro che va così ad impreziosire la bellezza, no? A definire la bellezza della Miss. Da cosa nasce, Cavaliere, questa passione? Qual è la sua storia di successo imprenditoriale? Allora, praticamente comincio fin da giovanissimo con una buona dote che era quella per il disegno. Mio padre, conoscendo a Montebelluna, da quella zona vengo io, un signore che aveva un calzaturificio disse ma ti manderei mio figlio a imparare il mestiere. In quegli anni là, non 100 anni fa, ma appena 45 anni fa, ecco, si usava a fare l'apprendistato. Quindi io sono andato a fare l'apprendista e ricordo bene che ho cominciato pulendo per terra la fabbrica. Poi dopo ho cominciato nel reparto taglio, quindi ho preso conoscenza dei pelami, dei materiali. E poi successivamente, con un grande sforzo, mio padre mi mandò al maggior istituto che c'è al mondo tutt'oggi, a Milano, Istituto Tecnico di Modellismo Art Sutoria. Quindi in quegli anni là andare a Milano, la scuola che costava una fortuna, insomma, mio padre ha detto faccio un grande sforzo, però prova a non venire a casa con il diploma. Con un bel risultato. Ecco, detto, fatto, ci ho messo tutto l'impegno
E poi da lì sono andato avanti. Quindi muovendo questi primi passi in alcune aziende famose che sul Monte Bellunese esistono, quindi diciamo sono stato modellista alla Diadora, tanto per dire un nome, poi allo storico calzaturificio Munari, poi anche consulente nordica, e poi ho detto, caspita, non sarebbe male se mi metto a fare quattro scarpe per conto mio. Ma dico quattro perché non ho mai puntato a produzioni grosse, quindi andando come i miei colleghi hanno fatto, andando in Romania piuttosto che. Ecco, quindi sono rimasto nel Monte Bellunese, ho creato la mia piccola azienda, Pontini Engineering. Ma engineering perché? Perché io ho tutta l'ingegneria di queste calzature che sono qua esposte, alcune. E qui si esalta il vero valore del Made in Italy, questo autentico Made in Italy e il saper Assolutamente fare sì. artigiano del nostro territorio. Assolutamente sì, ma io più che il Made in Italy, sono orgoglioso di dire Made in Veneto. Ecco perché la storia Scarpara nasce a Montebelluna. Se andiamo indietro con i tempi, gli alpini della guerra mondiale e quant'altro hanno usato gli scarponi che venivano fabbricati a mano proprio nel E Montebellunese. questa è una storia di grande fascino. Coinvolgiamo adesso Fabrizio Rosini, che dicevamo è il curatore del progetto dei corsi Total Look, proprio per dire come nasce anche quest'idea di portare l'alta moda in provincia di Belluno con un corso di formazione e quindi il coinvolgimento del Cavalier Pontini. Certamente, l'obiettivo principale è quello di far sì che le grandi menti, come il Cavalier Pontini, possano trasmettere la propria cultura di moda e design alle giovani generazioni, quindi creare nuovi designer competitivi a livello internazionale e sicuramente fare la differenza in quello che è l'impresa e l'azienda nostra territoriale e anche veneta. Quindi creare un valore aggiunto e fare in modo che le aziende possano accedere a quelle tecnologie, quella cultura, quell'arte, che possa aiutarle ad essere più competitive. Proprio di recente si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto a Palazzo Rosso, ente che vi supporta. Sì, la lungimiranza dell'amministrazione pubblica è sicuramente importante per noi, l'appoggio è importantissimo, come anche il terreno fertile che si è dimostrato l'Università Unì Dolomiti, perché abbiamo trovato lì un'organizzazione, ma anche una grandissima realtà accademica per realizzare il nostro progetto. Sì. Diamo qualche informazione fin da subito, magari per i telespettatori che ci seguono. Innanzitutto, a chi è destinato questo corso? Dove si svolgerà? Diamo qualche indicazione, Beh, la Rosini. prima cosa ovviamente è la passione per il design della moda. Le giovani leve sono tranquillamente bene accette come ragazzi volenterosi che vogliono diventare i designer di domani, ma anche gli imprenditori, chi ha un'impresa e vuole creare novità, ma sicuramente quel upgrade positivo che può dare la cultura del Cavalier Pontini e delle altre menti territoriali che possono insegnare la loro arte e la loro tecnologia e ovviamente anche chi vuole creare nuove aziende. Quindi un progetto che abbraccia sia l'imprenditore ma anche il giovane designer. Tra l'altro sarà una location prestigiosa quella che andrà ad ospitare i corsi. Assolutamente sì, a Palazzo Bembo, ecco, e lì avremo proprio la location ideale per dare modo ai giovani, ma anche a tutti gli studenti, di poter apprendere queste grandi culture e grande arte, ecco. Quali saranno, gli sbocchi professionali possibili? Beh, tranquillamente l'ambito del designer, quindi potranno essere competitivi, come dicevo, a livello internazionale, essere progettisti e imprenditori che vogliono in questo caso rivalutare i loro prodotti e quello che è la loro arte nell'ambito progettuale, sì. Un'iniziativa, ecco, giusto per compilare così le informazioni utili, un'iniziativa che partirà, insomma, tra poco, ecco, Sì, ormai siamo nella fase proprio conclusiva, vero, di questa preparazione, iscrizione.
Certamente, a fine giugno inizieranno i corsi, a brevissimo uscirà la locandina ufficiale in cui ci sarà la programmazione delle giornate. Ecco. Ecco, ritorniamo quindi dal Cavalier Pontini proprio per dire quali saranno, diciamo così, gli insegnamenti, i segreti del mestiere che lei condividerà con i ragazzi, anche lo studio, immagino, dell'anatomia stessa del piede. Allora, assolutamente, essendo modellista di vecchio stampo, consiglierò, suggerirò assolutamente matita in mano, foglio di carta e cominciare a disegnare. E disegnando il ragazzo se ne renderà conto che non può disegnare non tenendo in conto come è fatto un piede, l'anatomia. Quindi io non è che sono ortopedico, però conosco assolutamente bene, ecco, le componenti, la calzata che un piede ha. Ossia, io non posso consigliare di fare un modello se prima non conosciamo la struttura anatomica del piede. Quindi partiremo giustamente conoscendo la prima fase, l'anatomia, la seconda fase, il disegno a mano. Io contesto quelli che al giorno d'oggi, così, ma trovo tanta gente. Guardi, 15 giorni fa ero a Buenos Aires, Argentina, dove che ho tenuto una conferenza, e mi sono trovato con giovani che così si atteggiano, ma io sono designer. E allora io le dico, vieni qua, designer di cosa? Spiegami che significato ha questa parola che va di moda oggi. No, perché sai, io con il computer, no, caro mio, mettiti sul tavolo, fammi vedere con la matita se conosci la struttura di un piede da donna piuttosto che da uomo, quali sono le loro dimensioni, eccetera, eccetera. Poi il designer non può essere il Picasso della situazione. Picasso faceva quadri, si esponevano e amen. La scarpa va messa ai piedi. E quella ha una storia particolare, vero? Proprio quella scarpa. Ha detto Qual bene, è la vicenda? Ha detto bene. Ce la racconta, cavaliere? La giro, che così si vede, vede pure, esatto, che è usata, ed è anche firmata Dorina Vaccaroni. Dorina Vaccaroni ha fatto la sua terza Olimpiadi, che la stava perdendo se non avesse conosciuto me, e voglio peccare di orgoglio, quando venne da me per fare la scarpa su misura, perché aveva avuto una forte tallonite. I grossi marchi, senza fare nomi, dicono, ascolta, noi produciamo 100.000 paia di queste, di queste, di queste, se non ti va bene questa, mettiti quella. Invece io sono sceso e ho fatto la scarpa su misura, conoscendo appunto il problema, conoscendo l'anatomia, sono riuscito a fare, dopo vari passaggi, questa scarpa che la Dorina Vaccaroni andò alle Olimpiadi di Barcellona e con molto orgoglio dico medaglia d'oro. E quindi alle questa Olimpiadi è una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione. Caspita, sì. Ritorniamo da Rosini, perché questa è un'iniziativa che amplia sicuramente le direttrici principali di sviluppo che si possono avere qui in provincia di Belluno, lo stesso campus universitario Unidolomiti, e un'iniziativa che guarda anche al futuro. La provincia, sappiamo, davanti a sé la sfida delle Olimpiadi 2026. C'è un collegamento, Rosini? Beh, sicuramente la cultura è un collegamento importantissimo, quindi fare in modo che cultura, tecnologia e anche brevetti, visto che il Cavaliere ha anche in anteprima un brevetto apposta, possa essere quindi modo per promuovere ancora di più il celebre evento e quindi fare in modo che in questo tipo di contesto possa esserci questo arricchimento in più. E quindi in questo caso anche il ruolo strategico della città di Belluno. Certamente sì, Belluno vogliamo che diventi un polo di moda e cultura.
Il vantaggio ovviamente è anche a livello imprenditoriale con nuovi posti di lavoro. Tuttavia quello che vogliamo ottenere è un polo culturale che venga sicuramente apprezzato in ambito veneto, italiano e perché no anche internazionale, visto che comunque Crevi e Pontine ha avuto esperienze accademiche anche in Argentina e in altri paesi. Ecco, concludiamo proprio con il Cavalier Pontini, ma come si fa, Cavaliere, a passare da un scarponcino sportivo, da una scarpa per un atleta, poi invece a quello di Miss Paraguay? Da dove arriva l'ispirazione? Allora, eppure io sono sorpreso e dico come uno può andare dallo sport, dal Formula 1 al golf, eccetera, all'alta moda. Ma senz'altro fondamentalmente è questo, l'amore, la passione per il mestiere. Quindi poi anche un grande dono che non so da dove viene, però ce l'ho in atto, ecco, che mi ha permesso di arrivare a questi successi qua. Pur io che sono piccolissimo così, però sono orgoglioso di essere stato in Formula 1, di aver vinto le Olimpiadi, di essere stato al fianco con delle belle donne quanto lei, Miss Mondo, Miss Panama, Miss Argentina, per il quarto anno consecutivo Miss Paraguay. E quindi una bella soddisfazione, vedremo quali saranno le novità per le prossime Olimpiadi 2026, Cavaliere. Ecco. Allora noi vi auguriamo buon lavoro, il nostro tempo ormai si è concluso, ma direi che abbiamo dato, vero Rosini, certamente, una generica inquadratura, diciamo, su questa progettualità. Maggiori informazioni si possono trovare naturalmente online, penso per esempio anche al campus universitario Unidolomiti, che comunque appunto cura la regia di questa realtà. Grazie quindi ancora a Giancarlo Pontini e grazie a Fabrizio, grazie, Rosini, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.